Oh, Vera, hai sentito? Sì. Hai sentito, Vera? No, no. Quello, sai cos'era? Sì. Sai cos'era quel No, verso? aspetta, Vittorio, non mi dire che per caso. Quello è il fantasma. Sarà uno dei due fantasmi, sicuramente. Sicuramente. Allora, siccome abbiamo già catturato il fantasma rosso, sicuramente questo qua sarà o il verde o il bianco. Allora, qua dice che il bianco è un granghiottone, quel birbone, quindi gli piace mangiare. Mentre il verde adora le passeggiate nei boschi. Quindi, siccome quel verso veniva da là in fondo, sicuramente si tratta del fantasma verde. Infatti. Perché laggiù, là qui in fondo a questo percorso, ci sta il bosco più boscoso di tutta Vittolandia. È gigantesco questo bosco, quindi sicuramente lui si sta nascondendo da qualche parte là dentro, fra gli arbusti, fra i cespugli. Sicuramente, se adesso andiamo a cercarlo, lo troviamo là. Oh mamma. Vera, allora, vai vicino dove sta il castello. Sì. Sai dove sta il castello? Sì, sto arrivando, sto arrivando. Aspetta. Ecco, ok, avvicinati qua. E qua vicino ci sta il bosco. Aspetta, Vittorio, ma se quel rumore proveniva invece dal castello di Capitan Non lo so, Vera, non credo, perché il fantasma si nasconde nel bosco. L'indizio dice che il fantasma si trova lì. Se adora le passeggiate nei boschi, vuol dire che sta là. Capito. Però qua dentro non so cosa possa esserci. Infatti, l'unico modo per entrare nel castello di Capitan Gattini è quello di arrivare ai 650.000 iscritti. Quindi, allora, Vera, io direi entriamo qua nel bosco. Infatti, però, mi raccomando, infatti, questo cartello qua lo dice Sì. di non entrare nella casa abbandonata, perché là dentro ci sono un sacco di nemici, tantissimi. Ce ne sono tantissimi e se entri là dentro è un posto pericolosissimo, la casa abbandonata, quindi è meglio non entrarci. Non credo che il fantasma si stia nascondendo là dentro. Se gli piace andare nei boschi, sicuramente Già. si trova da queste parti. Quindi, Vera, dividiamoci. Allora, io vado per di qua, in mezzo a questi arbusti. Tu invece vai verso in direzione qua, dall'altra parte. Ok. Ok? Sì, però ho un pochino di paura. Ok, allora, andiamo. Oh, Vera, aspetta, c'è un altro cartello! C'è un altro cartello qua! Lui è qui! Lui chi? Lui chi? Aspetta, il fantasma? Oh mamma, no, Vittorio, ho paura io. Allora, se è il fantasma, allora vuol dire che siamo sulla strada giusta. Allora, questo qua è il bosco. Quindi mi raccomando, occhi bene aperti, perché lui, secondo Ok. me, ci sta osservando, ci sta spiando da qualche parte. Si nasconde. Si sta nascondendo, ci ha visti. Lui già ci ha visti. Secondo me lui già ci ha visti e adesso si sta nascondendo da queste parti. Quindi dobbiamo perquisire tutto il bosco in mezzo a tutti questi cespugli. Mi raccomando, non rimanere intrappolati qua in mezzo. Beh, se vedi qualcosa di verde fluttuante che si muove, sicuramente è lui. È lui. Ok, ti avverto se per caso vedo qualcosa. Sì, è spaventosissimo. Il fantasma verde, secondo me, è il più raccapricciante di tutti. Mamma mia. Allora, no, sono andato, ho visto tutto il bosco qua e non c'è da te. No, Vittoria, non c'è, però questo posso far camponare la pelle. Aspetta, provo a salire un pochino più in alto così vedo Sì, controlla. se da qua sopra riesco a Sì, vederlo. vai a controllare, vai a controllare. No, no, Vera, da qua sopra non lo vedo. Aspetta, faccio un salto. Ok, sono sopra. Sono solo la chioma degli alberi. Sono qua sopra. Ok, aspetta, no. Trovato niente? Sulla chioma non c'è. Uffi. Sulle chiome non ci sta. Ma Vittorio, nemmeno io non riesco a vedere nulla, neanche l'ombra. No, non è qua, non è qua, non è qua. Non è qua, secondo me sta dietro la casa dei fantasmi. Dietro, non dentro, dietro. Mo' andiamo a controllare lì. Aia, mi sono fatto malissimo. Aspetta, fammi mangiare un po' così. Ma Vittorio, dove sei? Recuperiamo. Allora, la casa dei fantasmi sta qua dietro. Sta qui. Sì, però io là non ci voglio andare da sola, fa mettere dei brividi. Eccola qua. Ok. Allora, secondo me sta qui. Vedi un Andiamo a poco. cercare qua dietro. Sì. Mamma mia, quanti cespugli! Non mi ricordo che c'era tutta quest'erba prima. Non c'era tutta quest'erba. Oh, aiuto. Ok, sto facendo il giro della casa, Vera, però no, manco qua c'è. Sicura che da te non ci sta? No, Vittorio, non vedo nulla qua. Sicurissima? Niente. Molto strano. Oh, aspetta, Vera! Per un secondo mi era comparsa la barra verde del fantasma. Anche Sì, anche a me, a te? Sì, Vittorio. pure a me. Allora no, allora sì, sta qua vicino, sicuro. Sta qua. No, aspetta, non mi compare più però adesso. Mi sa che si è allontanato, forse.
Sì, no, aspetta, aspetta. Eccola, eccola, eccola di nuovo. Eccola di nuovo, sta qua vicino. Sì, dai. No, ecco, l'ho visto. L'ho visto, Vera, l'ho visto, l'ho visto. Sì, pure io, Vittorio. Sì, sta là in fondo, sta là in fondo. Eccolo, eccolo, che sta qua, sta qua. Eccolo. Vera, dammi una mano, dobbiamo catturarlo. Allora, sì. Per catturare il fantasma, dobbiamo ridurre la sua vita al minimo. E dopodiché dobbiamo catturarlo con l'ampolla. Ok, ok, tu sei pronto? Il problema è che questo fantasma è velocissimo. Guarda come si muove veloce. Vedo. Non so se riesco a raggiungerlo. Aspetta, ci provo. Però, veramente non ho mai visto un fantasma così veloce in tutta la mia vita qua su Minecraft. Mai. Oh, ecco, ecco, l'ho preso, ecco. Ce l'hai fatta? Ce l'ho. Vai. Vera, ce l'hai l'ampolla? Sì, l'ampolla io ce l'ho, sono pronta. Sì, ok. Ecco qua, sta scappando, è andato in mezzo agli arbusti. Dove? Aspetta, no, l'ho perso. No, dov'è? L'ho perso, no, aspetta, dov'è, no, non possiamo lasciarcelo sfuggire, Vera. No, non possiamo lasciarcelo. No, eccolo, sta qui. L'hai trovato, dov'è? No, non c'è, c'era poi scompare, no. Ma ci sta o non c'è? E compare riappare all'improvviso, vabbè, quello è, non lo so, sarà tipo un potere speciale che hanno i fantasmi qua. Che possono scomparire e ricomparire. Tu lo vedi? Sì, infatti, quelli fantasmi si possono teletrasportare. Sta qua, sta andando sulle chiome, sta salendo sopra la collina. Ecco. No, aspetta. Dov'è, Vittorio? Sta scendendo qui. Dov'è? Preso. No, dove fuggi? Dove fuggi? Aspetta, dobbiamo prenderlo. No, non c'è, stavolta non ce lo lasciamo scappare. Questa volta no, in realtà sì. In realtà si è scomparso. Ma che cazzo? No, eccolo! Dove, Vittorio? Dove? Ah, sì, aspetta, l'ho visto! Prendilo! Vera, tu lo vedi il fantasma? Sì, aspetta! Ah, eccolo, ce l'ho! Vieni dove sono io! Stiamo vicino al percorso iniziale per andare verso la casa abbandonata. Ah, ok, ho capito dove, aspetta. Eccolo, fugge. Ce l'ho. L'ho preso. Veramente sì. Ce l'ho fatto, l'ho catturato. Sì. Siamo due fantasmi. Adesso rimane l'ultimo, quello là bianco. Dopodiché possiamo entrare a vedere. Possiamo vedere che cosa si nasconde dentro il regalo. Wow, sì, finalmente. Il regalo gigante. Sì, sono curiosa. Ok. Però questa qua dobbiamo costruirla per bene, perché non vorrei che qualcuno poi arriva e libera il fantasma. Non lo so, qualche sgherro di Capitan Gattini, qualcosa. Io non voglio avere problemi, quindi sigilliamolo per bene. Dobbiamo custodirlo più dell'oro, ok? Questa ampolla deve essere nascosta segretamente da qualche parte della casa. Non so dove, la casa è gigantesca. Sicuramente troveremo qualche nascondiglio da qualche parte. Vittorio, che cosa state trasportando a casa? No, niente, nulla che vi riguarda. Sono cose super top secret, Puzzino, poi un giorno ti spiegherò. Ok. Meglio che gli altri non sappiano niente, perché non voglio passare qualche guaio. Perfetto, abbiamo catturato due fantasmi. Manca l'ultimo, ovvero quello bianco, che è il più grande di tutti quanti. È il più grande dei fantasmi ed è anche quello più veloce e quello più difficile da trovare. Quindi se troviamo a lui ce l'abbiamo fatta. Ma è possibile? Vera, dove sei? Eccomi, sto venendo. Vera? Sì, aspetta, mi sono un pochino persa nel percorso, Vittorio, aiuto! Vera, che cosa stai facendo? No, veramente, cosa ultimamente, Vera, ti perdo sempre, non è che stai tramando e farfugliando qualcosa? Io cosa? Niente! Vera, dove sei? Sono qua! Vera, ultimamente ti sto sempre perdendo. Non è che per caso stai tramando qualcosa di particolarmente strano? No, ma che cosa? Niente. Allora, Vera, per catturare il fantasma bianco, questo qua gigantesco, dobbiamo creare una trappola per fantasmi. Quindi possiamo prendere della torta? Sì, prendiamo della torta. La mettiamo qua in mezzo al percorso e aspettiamo che arrivi. Una volta che arriva lo catturiamo. Direi di fare così, ok? Ok. Allora, sì, dovrebbe stare qua la torta. Allora, Vera, la torta sta qua dentro. Eccola qua, la prendiamo. Adesso scendiamo giù e lo attiriamo. Ok? Però mi raccomando, dobbiamo rimanere pronti, perché veramente può sbucare all'improvviso lui. Okay. Lui, se manco te ne accorgi, che già arriva. Si trova già là sul percorso.